Carissima mamma, nelle ultime ore della mia esistenza il pensiero si rivolge a te, cara mamma. Affronterò fra poche ore la morte col sorriso sulle labbra e non una, ma 10 volte darei la mia vita per la salvezza dell'Italia. Perdonami il dolore che per causa mia dovrai sopportare e ti sia di conforto la mia serenità. Solo mi dispiace ricadere sotto il piombo tedesco. E viva l'Italia, fuori i tedeschi, a morte i fascisti. Amici cari, il mio ultimo desiderio che vi esprimo è di farvi coraggio e di non piangere. Se voi mi vedeste in questo momento, sembra che io vada a uno sposalizio. Dunque su, coraggio, combattete per una idea sola, Italia libera. Ricordate che io non muoio da delinquente, ma da patriota. E io muoio per la patria e per il benessere di tutti. Dunque, chi si sente, continui la mia lotta, la lotta per la comunità, per gli amici che sono stati con me in montagna, un caro augurio. Fatevi tutti coraggio. Io sono stato condannato alla fucilazione alla schiena per appartenenza a bande armate cittadine, ma non hanno avuto alcuna prova contro di me. Mi raccomando, fate molto coraggio ai miei genitori e statele vicino, che ne avranno molto bisogno. Un caro abbraccio a tutti. Coraggio. Viva l'Italia libera. Duo Amerigo. Gianna, mia figlia adorata, è la prima ed ultima lettera che ti scrivo. E scrivo a te per prima, in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede che tu, figlia mia, un giorno capirai appieno. Non piangere mai per la mia mancanza, come non ho mai pianto io. Il tuo babbo non morirà mai. Egli ti guarderà, ti proteggerà ugualmente. Ti vorrà sempre tutto l'infinito bene che ti vuole ora e che ti ha sempre voluto, fin da quando ti sentì vivere nelle viscere di tua madre. So di non morire, anche perché la mamma sarà per te il tuo babbo, quel tuo babbo al quale vuoi tanto bene, quel tuo babbo che vuoi tutto tuo, solo per te, del quale sei tanto gelosa. Riversa su tua madre tutto il bene che vuoi a lui. Ella ti vorrà anche tutto il mio bene. Ti curerà anche per me. Ti coprirà dei miei baci e delle mie tenerezze. Sapessi quante cose vorrei dirti, ma mentre scrivo il mio pensiero corre. Galoppa nel tempo futuro che per te sarà. Deve essere felice. Ma non importa che io ti dica tuttora, te lo dirò sempre, di volta in volta, con la bocca di tua madre, nel cui cuore
entrerà la mia anima intera quando lascerà il mio cuore. Tua madre resti per te sempre al di sopra di tutto. Vai sempre a fronte alta per la morte di tuo padre. Ti benedico, tuo babbo. Cari genitori, vado a morire. La mano non mi trema. Non pensate a me. Uccidono me, ma non l'idea. Evviva la libertà! Vostro Paolo. Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni, caduti per la gloria e la salvezza dell'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande, bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi ultimi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuole fare più vittime che sia possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone, le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che serviremo da esempio. Sui nostri corpi si formerà il grande faro della libertà. Giordano Cavestro. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico a te, saluta e bacia tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto. Ora sono qui, fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Vorrei essere seppellita a Sestola. Cara adorata madre, non avrei mai creduto di darti tanto dolore, ma il destino ha voluto così. Quindi ti chiedo perdono a te come pure ai miei cari fratelli, sorelle e amici. Mamma cara, tu sola mi comprendi e sostieni questo terribile momento e non mi resta che dirti addio e farti auguri per una vita migliore della mia. Auguro pure che la nuova Italia sia più forte, degna e libera per le nuove generazioni. Mi sento veramente un italiano, contento di andare alla morte invocando la tua benedizione. Ti bacio e vi bacio tutti, il vostro Romolo. Vicky, mia adorata, era destino. Non ci è stato possibile realizzare il sogno che abbiamo accarezzato così dolcemente. Bisogna che tu abbia pazienza e ti rassegni all'inevitabile. Il nostro amore, che è stato una cosa così dolce e santa, doveva essere troncato così, perché carnefici con un'indegna divisa militare avevano bisogno di sangue
Non voglio morire augurando del male a chi mi ha fatto del male. Quindi auguro loro che il mio sangue non ricada su di essi. Bambina mia, credi che per me è un vero strazio dover abbandonare d'un tratto tutti i miei sogni fatti assieme, sogni di pace e di amore. Ti chiedo di sopportare con coraggio questa luttuosa notizia e di essere fiera di me che sono caduto combattendo per un'Italia più grande, libera, indipendente. Quale forse tu e i tuoi figli avrete la fortuna di vedere. Sei giovane, la vita è lunga, quindi son certo che troverai l'uomo che sarà capace di darti quella felicità che io non ho potuto darti. Mi auguro che il ricordarti di me ti sia una cosa cara e non possa aver altro che buoni ricordi. Ti voglio bene, ti voglio molto bene, e veglierò dal mio sonno eterno su di te, in modo da proteggerti nelle avversità della vita e dalle malvagità del mondo. Mi auguro che Michele possa essere presto vicino a voi e che possiate vivere felici tutti assieme. Ricordami e salutami la mamma, Adele, Gino e tutti gli amici comuni. Ti lascio, non per sempre, perché spero ci ritroveremo in un mondo migliore. Abbiti tanti cari baci ed abbracci affettuosi. Tuo Renzo. Per il governo della nuova Italia. Fra pochi minuti sarò assassinato per la sola colpa di essere un vero italiano da un plotone di esecuzione tedesco. Non dimentichi il nuovo governo e sappia della mia lunga agonia, della vedovanza di mia moglie, madre dei miei due piccoli figli. Le atrocità commesse contro di me e contro tanti altri buoni italiani non si possono dire a parole e non si potranno immaginare. Raccomando la mia famiglia rimasta priva del loro unico sostegno, domiciliata a Caprino Veronese. Viva l'Italia libera dalla tirannide tedesca. Giuseppe Bonizzi. Signori insegnanti e compagni di scuola, dopo essere stato sommariamente giudicato e condannato a morte, vi lascio credo costernati in questa vita terrena. La mia morte per la patria voglio che sia da voi ammirata, vi lascio il più scapestrato degli allievi, ma credo che questa non sia una buona ragione perché io venga sottovalutato. Scusate se vi scrivo in questa maniera, ma solo un uomo con la morte alla gola può ragionare in questa maniera. Sappiate però che il vostro allievo e compagno morrà da eroe per la patria più libera e più bella. Ricordatemi a tutti non come morto, ma come vivo ancora sui miei dorati banchi di scuola. Con questo vi abbraccio fraternamente, il vostro compagno Massai Landi Francesco Lorenzo. Ho agito a fin di bene e per un'idea. Per questo sono sereno e dovete esserlo anche voi, Duccio. Non spendo parole per dire come son finito in questa mia ingloriosa fine, ma tu sai quali furono i fatti che mi spinsero ad agire. E con coscienza tranquilla posso dire ancora oggi che fu il dovere di carità verso il prossimo e poi il dovere di italiano, di adoperarsi che il nome non sia una parola, ma sia una fede di patriottico sentimento.
Chiedo scusa per la vessazione che hai dovuto subire a causa mia, ma sono certo che l'avrai sopportato con fierezza, poiché mi sono in cuore i tuoi sentimenti di buon italiano. Non ti chiedo di difendermi se domani persone, o forse anche amici, si faranno beffe di me. Mi basta solo il ricordare che tu mi conosci e mi hai giudicato. Un domani, quando Mario ti chiederà di me, non temere, e con franchezza gli parlerai, e assicuralo che non si vergogni per quanto fece suo zio. Ma ricorda anche a lui che per essere un buon italiano bisogna seguire le orme dei nostri avi. Un bacio a te, al Mario e a Rosina. Ricordatemi con pari affetto con il quale io vi ho voluto bene e con la speranza che ci dà la fede. Vi lascio, nel nome di Cristo. Arturo. Caro padre, sorella e cognato, questo è il mio ultimo saluto e scritto che vi giunge, perché fra pochi minuti la mia vita sarà spenta. Dovrete promettermi di non piangere, perché vano. Sono contento che tra poco rivedrò la nostra cara mamma e sarei contento di rimanervi sempre con lei. Un saluto ancora, e che questo vi giunga in segno di vittoria e di libertà per tutti gli italiani. Muoio per l'Italia! Una stretta di mano e un bacio a te, babbo, e a te, sorella, e a te, cognato, e baci ai tuoi bambini. Tanti saluti a chi domanderanno di me. Arrivederci in cielo. Viva l'Italia martoriata, che presto rifiorirà libera e indipendente! Andrea. Cari suoceri, anche voi aiutate e sorvegliate i miei figli, e specie oggi in questo giorno difficile. Mia cara Olga, avrei tante cose da dirti, ma non posso più scrivere perché ci ho il cuore secco. Dirai a tutti perché sono morto. Se il Dio vuole, ci rivedremo in cielo e di lì non ci separeremo più. Caro Ercole, sii buono e ubbidiente e ricorda spesso il tuo babbo. E tu, cara Anita, sii buona e fai la ragazzina per bene, che il Dio vi aiuterà. Vi bacio tutti per l'ultima volta, vostro Vittorio che muore innocente. Detti orologio e portafoglio a Beppino, i stivali li lascio a Ercole. Dirai a Remo che muoio io e Renato soli con il nostro segreto. Mimma cara, la tua mamma se ne va pensandoti ed amandoti. Sii buona, studia e ubbidisci sempre gli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari, parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere, né vergognarti di me. Quando sarai grande, capirai meglio. Ti chiedo solo una cosa, studia. Io ti proteggerò dal cielo. Ti abbraccio col pensiero, te e tutti, ricordandovi la tua infelice mamma.
Care bimbe, ora non potete leggere questo mio ultimo scritto, ma lo leggerete un tempo, il quale potrete comprendere. Allora apprenderete su questo foglio la morte di vostro padre e saprete che è morto da soldato e da italiano e che ha combattuto per avere un'Italia libera. Spero che non piangerete quando leggerete questo mio scritto. Addio, bimbe, e che un bacio vi giunga a voi. Spero che quando sarete grandi, la mamma vi farà imparare ad amare l'Italia. L'amerete con tutto il cuore. Addio, cari fratelli, nipoti, cognati e parenti tutti. Vi do i miei più saluti e auguri che voi potrete vedere l'Italia libera e non più calpestata dal nemico. Addio a tutti. Un saluto alle suore dei Celestini. Un addio a tua mamma, padre, fratelli e parenti. Mammina e Anna cara, è l'ultima lettera che vi scrivo. Tra poco non sarò più. Non nego che ci soffro, è umano, ma ho la precisa coscienza di essermi comportato da buon italiano e da buon figlio. Mammina e te, Anna, eravate e siete le persone che ho amato di più. Vi sono vicino, tanto, tanto, tanto. Anna cara, sta vicino alla mamma che avrà solo più te. Era destino, ma di fronte adesso bisogna che voi viviate. Ho vissuto pure io per voi, per un ideale di libertà e di giustizia. Non ho mai fatto male a nessuno. Sento ora come mai che vi voglio bene, tanto bene, e sono in piedi, vostro per sempre. Paolo. Mamma adorata, quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma. Il mio sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Da Dita Marasli di Atene potrai avere i particolari sui miei ultimi giorni. Addio mamma, addio papà, addio Marisa e a tutti i miei cari. Muoio per l'Italia. Ricordatevi della donna di cui sopra, che tanto ho amata. Ci rivedremo nella gloria celeste. Viva l'Italia libera! Achille. Babbo, mamma, parenti, amici di lotta, non piangete la mia tragica e prematura morte. Voi lo sapete. Le mie ultime parole furono queste. Muoio da forte. Nell'ora suprema, io chiedevo per me e per voi la luce e il conforto della fede. Per me che vedevo la morte faccia a faccia. Per voi, che per vivere avete bisogno di credere che un giorno ci ricongiungeremo in cielo. Valgano il dono della mia giovane vita, il vostro grande dolore, il diuturno sacrificio dei compagni di lotta, a dare alla nostra patria quella vita nuova che noi abbiamo ardentemente desiderato e per la quale abbiamo avuto stroncata la nostra promettente giovinezza. Lo avrai.
camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costituirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi e straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.